Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, oggi andiamo a commentare la partita Pisa-Cagliari svoltasi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Bene, che dire, una partita a grandi numeri oggi, no? Quindi abbiamo sfiorato i 10.000 spettatori, quindi presenze. E in campo si vedono due squadre vogliose di far punti, insomma, punti preziosi per i playoff. I raggiunti partono bene, primo quarto d'ora, però io devo dire questo, bello dopo l'assist di Marutan, Moreo sbaglia la rete, praticamente una rete fatta. Vabbè. Niente, comunque Pisa Guardingo in difesa, forse il Cagliari un po' più sbarazzino, diciamo così, in difesa, ma non poi, insomma, leggermente forse un po' più offensivi. Portano comunque sullo 0-0 il primo tempo. Nella ripresa, diciamo così, non troppe emozioni, perché alla fine Nicolas non si è scomposto più di tanto. L'unica cosa è stato il palo che ha preso Di Pardo e poi il tiro di Sibilli al 93esimo. E Radonovic dice no, ecco, questa è, diciamo così, sostanzialmente stata la partita di oggi. Perché? Perché fondamentalmente entrambe le squadre, Cagliari è una formazione forte, sia chiaro, formazione con giocatori della Serie A, Ranieri un allenatore tanto di cappello, insomma. Quindi voglio dire, abbiamo giocato contro una corazzata, io credo. Poi, insomma, Cagliari si è ritrovato un vischiato, magari un inizio di campionato, insomma, così e così, eccetera, eccetera. Insomma, deve star qua a dire le cose. Però, alla fine, il Cagliari una formazione di tutto rispetto. Noi abbiamo tanto problemi muscolari, poi Esteves ha avuto i suoi problemi, e quindi Masucci e Torello stesso, insomma, sì, Tano, Masucci, vabbè, chiaro. E poi Touré, anche lui ha dei problemi, quindi il mister è sceso in campo con un 4-3-1-2 che poi è diventato un 4-4-2 se non erro, poi ha spostato comunque ha spostato in campo Mastinu, Marutan. Che dire, niente, una partita che insomma fondamentalmente, ripeto, è finita sullo 0-0. Insomma, tante emozioni. A me quello che non mi è piaciuto, diciamo così, in certe occasioni, forse Mastinu e Beruato. Non mi è piaciuto granché oggi Beruato. Per il resto è entrato Gliozzi, NPI. Ma insomma, questa è una valutazione che io ho visto, quello che ho potuto vedere in campo. Poi ripeto, magari è una mia personale valutazione, che niente da. Però, insomma, ecco, io questo ho visto. Poi, Nagy bene, oggi è rientrato. A parte ha preso una ammonizione che, secondo me, poteva evitare alla grande, perché, insomma, non c'è necessità, secondo me, di fare quel fallo, ma va bene. E poi, niente, che dire più. Noi, purtroppo, siamo adesso scivolati. Ma prima di dire questo, prima di andare a analizzare dove siamo andati a finire, dici, mio amico ha detto, ma te come vedi il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo vuoto, via, diciamo così. Statistiche, tabellino che recita 10 tiri abbiamo fatto noi, 13 tiri, scusate, il Cagliari, questo recita il tabellino, e i tiri in porta 2-2, tabellino non mente, poi 10-12, vabbè, non cambia niente, insomma. Alla fine, questa è stata la partita, ripeto, Nicolas giustamente, come ha detto in conferenza stampa al mister, è stato poco, ma anche Radunovic, insomma, impegno di Radunovic, insomma, poca roba. Quindi fondamentalmente abbiamo visto in campo una partita da 0-0, c'è poco da fare. Ripeto, per di là del palo e del tiro di Sibilli al 93esimo, che potevano dare i 3 punti al Pisa. E calci d'angolo 7 il Cagliari, 5 noi. Insomma, questa è, insomma, stata la partita.
Poi per quanto riguarda, la faccio breve oggi, perché insomma la partita è stata tutta lì in definitiva, no? Quindi niente di detto, insomma, più o meno chi è, quelli che secondo me non hanno detto poco oggi. Ripeto, un Beruato fatto con tre paperate, diciamo così, ecco. Poi insomma è subentrato, gli osi è subentrato, ma vabbè, sempre i soliti discorsi, insomma. Allora andiamo a vedere, purtroppo il Pisa è scivolato in ottava posizione, ma perché? Semplice, non andava persa la partita contro il Cosenza, normale. Magari un punto in più andavi a 47, eri agganciato a Cagliari e Parma, e non dico di vincere, ma almeno di pareggiare, sì. Quindi è una squadra con dei risultati altalenanti, quindi nelle ultime 5 partite un pareggio, 2 sconfitte, o meglio 2 pareggi con quello di oggi, 2 sconfitte e una vittoria. Non vai da nessuna parte. E questo è. Ora, al di là che io ho aspettato che finisse la partita Palermo-Cosenza, finita 0-0, partita che, insomma, detto poco e niente, insomma, alla fine. Però, insomma, la Cosenza si avvia, insomma, una salvezza. E niente, noi non dovevamo assolutamente perdere. Ora abbiamo la Ternana, che oggi mi sembra perso, se non erro. Quindi abbiamo la Ternana, poi avremo il Bari in casa, poi c'è l'Ascoli, poi andiamo a Brescia, e poi c'è la Spalla, e poi è finito il campionato. No? Non è che oramai, insomma, queste sono le partite. Io, sì, Ternana stavo guardando, ma sì, giusto, poi abbiamo il Bari in casa, quindi a memoria, ecco, poi abbiamo l'Ascoli, come ho detto, e poi abbiamo il Frosinone, ecco cosa mi dimenticavo, abbiamo il Frosinone in casa, e dopodiché abbiamo il Brescia, e poi l'ultima con la Spal. Questo è il calendario, insomma, la fine, se vogliamo ambire a un sesto posto, insomma, diciamo così, quinto, insomma, la vedo dura, ma se vogliamo entrare nei playoff dobbiamo non sbagliare più, questo è il discorso. Ripeto, io mi fermerei qua, perché tanto non, cioè, ripeto, un bicchiere com'è, secondo me mezzo vuoto. Poi insomma, ognuno, io mi raccomando, commentate, perché i vostri commenti sono preziosi. Adesso vedremo se durante la settimana riuscire a fare la trasmissione. Oggi è saltata perché lunedì Pasquetta e niente, quindi oggi lunedì niente, è saltata. Vediamo se riusciamo a fare durante la settimana, altrimenti andiamo lunedì dopo l'incontro da Ternana, quindi la consueta trasmissione. Ma io volevo fare un qualcosina, insomma, prima di affrontare la Ternana, ecco, quindi vediamo un po' se riusciamo ad organizzare. Che dire più, io aspetto i vostri commenti, sono preziosi, voi lo sapete, io aspetto sempre i vostri commenti, perché mi interessa sapere quello che ne pensate. Vabbè, io mi fermo qua. E niente, che dire, pollice su se vi è piaciuto questo video, e mi raccomando, iscrivetevi se ancora non lo avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!